La Lega Nord va in una direzione ben precisa, che è quella di dare voce a chiunque anelia una libertà che sia differente rispetto a ciò che sta proponendo Renzi con questa sua riforma, che toglierà anche voce al popolo. Ricordiamolo che raccogliere 500.000 firme è stato per noi una grande fatica e abbiamo dato una possibilità alla gente di riscattarsi rispetto a una riforma devastante come la Fornero. Se passeranno le riforme di Renzi bisognerà raccogliere addirittura 800.000, il che sarà impossibile. La Lega Nord deve andare a gettare una oppa, come si usa in termine tecnico, su tutta quella parte politica alternativa alla sinistra che non si riconosce in Renzi, che però è orfana di un progetto politico. La Lega può, e lo ha dimostrato, generare una stagione nuova. Una stagione nuova, ripeto, non è limitato solo al discorso di centrodestra, ma a tutte quelle forze politiche che non si riconoscono nel pidismo, nel renzismo, che comunque è un ismo come lo era il fascismo, come lo erano altri totalitarismi, perché qui anche a livello parlamentare mi sembra che tutto quello che arriva dal governo debba passare, tutto quello invece dell'opposizione non c'è, quindi una deriva poco simpatica. Noi crediamo che nel centrodestra ci sia un vuoto politico, un vuoto anche alla fine elettorale. C'è un vuoto al nord, c'è un vuoto al centro e c'è un vuoto al sud. Io credo che su determinate tematiche come l'immigrazione, come la sicurezza, come il no euro, come la difesa degli agricoltori, anche dei pescatori della Sicilia, su questi temi la Lega possa avere spazio anche fuori dalle sue chiamiamole regioni originarie. Allora, noi siamo diversi, dobbiamo essere diversi, abbiamo un grande compito che la gente ci ha dato molti anni fa quando Umberto Bossi ha creato la Lega Nord, e adesso abbiamo noi l'obiettivo di arrivare finalmente a quel traguardo. Lo statuto all'articolo 1 recita l'indipendenza per la Padania, questo è quello che noi vogliamo e questo è che tutti all'interno del movimento devono portare avanti.